se tu come insegnante ti poni in un certo modo, tu i ragazzi li tieni a te. Io ho avuto un insegnante di filosofia che diceva: allora adesso parliamo di tal. E leggeva, ma Maria mia, io non te ne prego. Quando i ragazzi, alcuni, ecco, appunto, escono, vengono mandati via, mi dispiace. Rispetto a questo rapporto costante che c'è tra la realtà e la finzione che ne deriva nel programma, c'è stato qualche momento in cui hai percepito che un evento in qualche modo sia stato mistificato, se vogliamo? No, guarda, devo dirti che non mi è ancora capitato, perché non essendo recitato, questa è la cosa, sai, che è venuta fuori fin dalla Certo. prima edizione, no? Ci avevano accusato addirittura, per quanto riguarda proprio anche la nostra figura di sorvegliante, di essere addirittura un po' caricaturali. Non essendo recitato, ha la spontaneità e, se vuoi, quel piccolo equilibrio legato all'immediatezza. La scena di ieri sera della quinta puntata, se non sbaglio, che ha visto protagonista la mia adorata Scarano, questa ragazzina di Manfredonia, che saluto tra l'altro perché essendo pugliese anch'io, no? Certo, E lei era convinta che avessi messo il braccio a suo favore per poter camminare dopo la svegliata del preside a braccetto. ma. Cioè, mi Ok. sono stupita, ho detto: ma no, dimmi che non è vero, non è possibile. Non è possibile, perché come riesci a capire che una cosa In simile? quei momenti credo che venga a voi venga spontaneo reagire con una risata, però è ovvio che c'è un tempo nel quale rimanete nel personaggio. E probabilmente è lì che si viene a creare l'equivoco, no? Lì dove le persone credono che essendo all'interno di un personaggio ci sia una dose di finzione eccessiva. E nomano proprio il personaggio, in Sì, effetti. sì, sì. In Italia è la prima situazione che si vede, perché non si capisce, e siamo lì sul crinale, al limite, un po' borderline. Interpretano, non interpretano, cosa fanno? Io penso che questa cosa qua, poi, nelle stagioni si sia persa questa storia della caricatura, perché anche vedendoci un po' arrivare, sai, io sembro effettivamente Morticia, anzi no, magari assomigliassi a Morticia, Morticia è pure carina. Mantenere quel ruolo, per quello che mi riguarda, e io lo mantengo circa 16 ore al giorno, perché nel momento in cui abbassi il livello, i ragazzi hanno questa onda radio così particolare che tu li hai persi. È indispensabile mantenere, entrare proprio in un mood. Io entro nel mood sorvegliante. Chi glielo fa fare a questi ragazzi alzarsi al mattino con la campanella? Che ti assicuro che è un momento difficile. L'unica possibilità che ho è credere realmente, io credo realmente, io ragiono come sorvegliante. Se io li devo svegliare presto, vuol dire che io mi devo svegliare presto ancora prima di loro, devo andare a dormire dopo di loro, devo mangiare in un certo. È tutto un atteggiamento che diventa un In pensiero. realtà il tuo passato contempla un'esperienza da insegnante. Ti Sì. racconti com'è andata? Ho fatto le magistrali, quindi ho insegnato sia alle materne, alle elementari, poi facendo l'ISEF, insegnante di educazione fisica, ho insegnato anche alle superiori. Ti assicuro che ho sempre pensato che quello sarebbe stato il mio lavoro ed ero felice di farlo. Durante una supplenza in una scuola materna, tra l'altro, la mia collega, siccome ero l'ultima arrivata, tu sai la sfortuna degli ultimi, alla fine non possono che dire sempre sì. Mi disse: guarda, devi interpretare il drago nella recita di Natale. Io ho detto: ma tu sei matta, io non ho mai fatto una cosa simile, ma non mai più, ma tutto. Invece, in realtà, come San Paolo sulla via di Damasco, nel momento in cui ho messo piede su quelle piccole asi, quel piccolo teatrino di scuola di paese, mi sono resa conto che tutto il bagaglio di prima serviva per portarmi lì. Ci è voluto un po' di coraggio, Qual è effettivamente l'anello di congiunzione tra le due cose? Tra l'insegnamento e il recitare? Ci sono alcuni mestieri, secondo me quella dell'insegnamento ne fa parte, che devono avere un po' quel brio, quel guizzo di interpretazione, perché quando tu hai una classe davanti, non dico che tu hai un pubblico, ma certo che se tu come insegnante ti poni in un certo modo, tu i ragazzi li tieni a te, li Chiaro. attrai.
comunichi in un'altra, veramente in un'altra dimensione. Quindi secondo me c'è quel piccolo anello tra il porsi, lo stare davanti e il raccontare, no? Piuttosto che una comunicazione piatta. Io ho avuto un insegnante di filosofia che diceva: allora adesso parliamo di e leggeva, Maria mia, io non te ne prego. Ti chiedevo un'altra cosa: questo ruolo sulla tua carriera potrebbe avere un peso, cioè nel senso il rischio è che tu possa essere vista per prossimi ruoli, per prossime cose, esclusivamente in una chiave di il personaggio severo, il problema che ti poni, oppure non ti interessa minimamente. Sono troppo, come dire, diretta se ti dico no. Però è legittima, è una domanda simile, soprattutto forse in un contesto come quello italiano, dove noi cerchiamo spesso di collocare, no? Abbiamo bisogno delle nostre collocazioni perché ci rendono più tranquilli. In realtà non ci penso mai, penso che ogni volta che si affronta un personaggio la qualità più importante deve essere la serietà con cui uno l'affronta. Capita di sentire, di parlare con dei ragazzi che hanno fatto parte del programma? Per quello che mi riguarda, le 4 edizioni passate non ho mai voluto incontrare i ragazzi, non ho mai scambiato telefonate, però mai. Perché ho sempre detto ai ragazzi, e per rendere funzionale il mio ruolo, che in fondo la sorvegliante fa un po' come Mary Poppins, no? Quando sì. Serve, c'è, passato quel momento, chiusa la situazione, compare. Poi quest'anno invece, con la storia del Covid, io ho preso in considerazione l'idea di entrare sul social, che invece okay. Non avevo mai avuto modo di sperimentare. E allora lì ho cominciato a parlare ai ragazzi perché l'idea, il contenuto del mio profilo è quello, cioè la possibilità di comunicare con i ragazzi. E allora lì hanno cominciato così ad affacciarsi i ragazzi delle vecchie edizioni ed è stato bello ritrovarli perché che si voglia o meno si crea una relazione, si crea un legame. Quando i ragazzi, alcuni ecco appunto escono, vengono mandati via, mi dispiace. Penso anche che poi il passo tra lì e la cena di classe dopo anni con i professori è brevissimo, no? Quindi secondo me questo potrebbe essere uno spin-off del programma, cioè peggio qualche anno dopo. Anche perché guarda. Poi li incontrate, come dicevi tu, in quell'età in cui nel giro di un anno, due anni li vedi completamente cambiati sia fisicamente che caratterialmente, per cui questo è vero. Sì. Ma io tante ragazze non le ho riconosciute. Fammi mettere gli occhiali, che li metto proprio, fammi vedere. Ma dai, tu immagino, essendo pugliese, che sia a Bergamo sia in questo caso a Roma ti trasferisca stabilmente. Allora, io sono di origine pugliese, ma sono nata a Casale Monferrato ad Alessandria, quindi vivo in Piemonte. Facendo la sorvegliante, io sono stata costretta a vivere, costretta tra virgolette, tutti questi anni vicinissima ai ragazzi. Io lavoro quasi 16 ore al giorno, no? E quindi non è possibile neanche per dire vado leggermente fuori. Quest'anno, logisticamente parlando, non ho dormito all'interno del collegio ed è stato quasi un caso eccezionale, ma ero attraversata la strada, perché, come dicevi tu, abbiamo questo ruolo molto particolare. Devi coprire tutto il tempo di vita dei ragazzi. Lucia, io ti ringrazio. Grazie per la tua disponibilità. Grazie. Un bacio a tutti.